Cari telespettatori di Rete TV, eccoci qui pronti per una nuova puntata di Assomiglia, il programma dedicato alle associazioni. Ospitiamo oggi la Misericordia di Benevento. Qui con noi il presidente Angelo Iacovillo, presidente della Misericordia di Benevento e delle Misericordie della Campania. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e per aver dato la possibilità di poter entrare in tante case, anche in tanti computer, visto che Sì, siete anche sul molto web. seguiti su questa cosa. E Grazie. allora parliamo subito di questa antichissima confraternita, agganciandoci al discorso nazionale per arrivare a quello locale. Certo, con piacere. Le misericordie, come ho più volte avuto possibilità di dire, sono la più antica espressione di volontariato al mondo. Nascono nel 1244 a Firenze. E io ho l'abitudine di fare il paragone con la scoperta dell'America, che è nel 1492, quindi 200 anni e passa prima che venisse scoperta l'America, nasce la Misericordia a Firenze. Brevemente nasce perché c'era una compagnia di frati domenicani, guidati da Fra Pietro, che stavano a Firenze per delle missioni. Insomma, all'epoca si andava col breviario in strada. Ci fu una grandissima e seria pestilenza, i libri di storia ne hanno parlato tanto, quindi posarono il breviario e si misero prima a seppellire i morti e poi a curare gli appestati. Quindi nasce la Compagnia della Buona Morte fino al 1300, poi Confraternita di Misericordia. Ecco, voi puntate molto sulla formazione dei soccorritori che servono sempre più. Soprattutto, io credo che il volontariato, che è una cosa bellissima, anzi, ne sono convinto, non che lo credo, debba comunque avere delle componenti molto forti, molto importanti. Io dico che ci sono quattro pilastri per il volontariato. Innanzitutto la gratuità. Parliamoci chiaro, chi è volontario lo fa gratuitamente, insomma, non è che esiste poi il rimborso speso o quant'altro. Io dono qualche ora del mio tempo libero a chi ha bisogno. Nell'uno o altro settore, sia sanitario, sia culturale, quello che vogliamo, però la gratuità. Poi ci vuole la competenza, perché bisogna essere comunque competenti per fare un'azione, qualsiasi essa sia. Poi c'è la concretezza. Il volontariato non si fa quando si ha tempo libero, il volontariato si fa con una certa metodica, con una scadenza, che sia una volta al mese, una volta a settimana, ma si fa con periodicità. E quindi la professionalità, perché poi la professionalità è la cosa che deve anche distinguere il volontariato e deve anche tutelare il volontario. Perché io lo faccio gratuitamente, ma non devo arrecare danni né a me né agli altri. E quindi è un impegno costante del volontariato. Abbiamo detto a livello nazionale 1244 a Firenze, a livello locale la Misericordia di Benevento 1986, subito dopo il sisma che colpì Esatto, l'Irpinia. esatto. Difatti nasce proprio per il sisma dell'Irpinia, la misericordia, diciamo, madre in Campania è Sì. quella di Avellino, che nasce nel 1981. Perché la notte del terremoto, che parecchi di noi ricordiamo, tanti altri giovani no, mentre si decideva cosa fare, cosa poter iniziare a fare, perché fu la tragicità della cosa, dalla Toscana scesero 150 automezzi di differenza utilizzo tra ambulanze, mezzi sanitari, eccetera, e iniziarono proprio nell'Irpinia a dare una mano concreta, una mano forte, ospedali da campo e quant'altro. Prima di andare via, i confratelli toscani lasciarono il seme per far germogliare la misericordia anche in Campania. Avellino nell'81, Benevento nell'86. Nasce nell'86 per merito di un nostro concittadino, che è un dottore, un pediatra, il dottore Pilla, che io ho il piacere di ricordare in questa occasione. Perché? Perché stanco di avere a volte mezzi di fortuna o le ambulanze dei Vigili del Fuoco per portare i bambini a Napoli. Cioè, parliamo di quasi 30 anni fa, la sanità non era a Eh livello beh, attuale, quindi, un cambiamento c'è stato quindi conobbe sicuramente. la misericordia e cercò di impiantarla anche qui e nasce nel 1986. Ecco, grazie ad alcune foto raccontiamo Sì. anche le vostre attività. Perfetto, allora quella di prima è il simbolo, diciamo, noi chiamiamo operativo, quello che troveremo anche sulle nostre divise, con la È bandierina questo? dell'Italia, con il fregio dell'Italia, creato l'anno scorso, l'altro anno con il 150° della Repubblica. Successivamente c'è il fregio, diciamo, storico, che è quello là che simboleggia un poco proprio, anche rimarca la croce e le due lettere, che hanno un significato molto importante. La croce perché siamo una confraternita e le due lettere, fraternita di misericordia, dove misericordia dal latino misericordare, cioè dal cuore ai miseri. Certo. Ecco, e anche questo è chiaro. Vediamo anche, vabbè, qui ancora Sì, qua per vediamo. esempio c'è simbolo soccorritore, c'è uno, c'è anche una stellina, sono varie categorie che noi Ok. abbiamo per i vari livelli di abilitazione, chi usa il defibrillatore, chi è attrezzato per il soccorso al traumatizzato, chi è un soccorritore di base, quindi viene differenziato anche perché noi operiamo anche in campo nazionale,
calamità e quant'altro, quindi è opportuno che abbiamo. intervenite. Sì. Possiamo dire che c'è sempre bisogno di volontari? Ah, C'è un questo non continuo mancherà mai. bisogno. Questo non mancherà mai. Questa vignetta è bellina perché Sì. è, diciamo che è attuale, insomma, la crisi ormai attanaglia La un po' crisi. tutti. Finisce anche la benzina e l'ambulanza, a costo di andare con la bicicletta, lo facciamo. Allora, il volontariato ha sempre bisogno di volontari. Ha sempre bisogno di volontari che credono in quello che fanno, innanzitutto. Quindi automaticamente l'appello a che un cittadino dia una mano in più, dia qualche ora del proprio tempo libero, è un appello che non smetteremo mai di fare. Il campo di azione è enorme, il campo di azione è a 360 gradi, insomma, magari l'ambulanza è la cosa più evidente che Sì, uno può quello più vedere, ma sono saltalocchi. tante le attività, fare la spesa, portare il farmaco, la telefonata di compagnia. E questo fa anche capire di quanto sia anche diverso la predisposizione a fare volontariato. Mi spiego, c'è bisogno tanto del medico quanto dell'infermiere, ma a volte anche del falegname per riparare la Eh sì, serratura alla anche le più, vecchietta, insomma. e Quindi sicuramente. tutti però formati con dei corsi ben precisi e con delle sedute periodiche di addestramento a cui non scappa nessuno. Quindi noi, io parlo per la mia misericordia e per le misericordie, Certo. o c'è questo cammino forte, oppure non si può fare, insomma. Lei ha parlato di corso, quindi ricordiamo Sì. il corso che partirà a maggio, il corso di primo soccorso, il Sì, allora trentaseiesimo. siamo al 36° corso di primo soccorso, noi siamo qui da 25 passa anni. Il 6 maggio, che è lunedì, presso la parrocchia di Sant'Antonio di Costantinopoli, a Rione Ferrovia, daremo inizio a questo corso. Voglio anche precisare, ne approfitto di queste telecamere per dire che la prima serata sarà una serata dedicata a tutte le informazioni per il corso, perché uno chiederà quanto dura, chiederà il tipo di attestato, quali argomenti, insomma, tutto quello che è opportuno sapere. Noi lunedì 6 maggio alle 19:30 faremo questa cosa. Voi siete già invitati Sì, da questo momento, sicuramente. insomma. L'appello è a tutti, dai 14 anni in su, sono invitati a venire. Diciamo che noi vogliamo reclutare, tra virgolette, nuovi volontari, ma ne approfittiamo per fare il corso anche solo a coloro che vogliono assimilare qualche nozione del primo soccorso. Quindi non Qualche è che nozione sono base. nozione base, insomma, a tutti può capitare purtroppo di trovarsi in qualche occasione di emergenza e dare il primo soccorso è importante. Può arrivare l'ambulanza più attrezzata al mondo, ma in quei minuti, da quando succede l'evento a quando arriva l'ambulanza, quelli sono minuti preziosi, insomma, lì c'è la vita delle persone che è a rischio, per cui bisogna essere preparati tantissimo per dare il primo soccorso. Semplice, basta saperlo fare. Proprio in quei minuti bisogna fare azioni precise, poche ma buone, Certo, perché altrimenti certamente. si mette anche a rischio, a repentaglio la Senza vita. dubbio, senza dubbio. Ogni anno, tra le altre cose, partecipate alla festa del volontariato. Certamente, noi ogni anno partiamo alla festa del volontariato, la ideammo oltre 10 anni fa. Un gruppo di associazioni la fece in Piazza Roma e poi, grazie adesso al Centro Servizi per il Volontariato che esiste a Benevento già da circa 7 anni, ogni anno c'è questa festa dove ogni associazione può esprimersi ancora in maniera più diretta a contatto con i cittadini, con i passanti e spiegare e anche sensibilizzare a loro. Di solito lo scenario è quello di Piazza Roma, che è una delle più belle Sì, piazze della ogni anno. città. E qui vediamo i Ecco. vostri mezzi di soccorso e trasporto. Questo è un po' il fiore all'occhiello, questo è l'interno della nostra ambulanza neonatale Ma che vedi. ci siamo dotati lo scorso anno, grazie al 5 per 1000, grazie anche al contributo dell'IVPC che ci ha aiutato tantissimo per raggiungere l'importo del mezzo. Voglio solo far così capire che questa ambulanza è la terza in Campania, è una delle poche in Italia, l'attrezzatura neonatale è una delle più sofisticate che possono esistere. E che ha a disposizione tutte le strutture sanitarie che vogliono in maniera gratuita. Ribadisco questo concetto Sì, è qua. giusto Noi lo dirlo. facciamo, chi ha bisogno, chi ha necessità, può approfittare, tra virgolette, di noi per mettere in funzione questo mezzo che è un mezzo all'avanguardia. Solo l'attrezzatura neonatale costa sui 45.000 euro, insomma, faccio capire il sacrificio che si è fatto per poter raggiungere questo obiettivo. Io sono anche convinto di un'altra cosa, che un'associazione è tanto più seria, tanto più valida, tanto più importante quando progetta e porta a termine i progetti. Di chiacchiere purtroppo ce ne sono tante, mi permetta di dire, anche di Difatti, associazioni ce ne sì. sono troppe, non tante, io dico troppe, tantissime buone, tantissime importanti, ma tantissime che puntini, puntini, Va puntini, bene, insomma, bisogna concretizzare, immaginiamo. ma bisogna Sì, sì, concretizzare, sì, io non vado a sì, sì. discutere assolutamente, non è la mia una polemica, però è proprio quello per dire,
attenzione, sosteniamo le associazioni serie. Non sarà simpatica la Misericordia, può essere simpatica la Croce Rossa, può essere simpatica l'Unione Civica, quello che volete voi, la Protezione Civica, importante che si sostenga. Come lei mi diceva prima nel fuori onda, è giusto anche fare rete tra le associazioni. Soprattutto fare rete, io credo che il detto l'unione fa la forza sia una cosa realmente vera. Per cui, anche perché poi, quando c'è una calamità e ci troviamo in altre regioni o comunque ci troviamo in uno scenario un po' diverso dal normale, posso garantire che anche le altre associazioni hanno una forma di collaborazione molto forte, c'è una sinergia molto forte. Nei tempi di pace, tra virgolette, a volte ognuno coltiva il proprio orticello, quindi io rinnovo sempre l'appello che faccio a tutti: più ragioniamo insieme, più siamo uniti, più possiamo dare non solo testimonianza di cose che facciamo, ma proprio migliorare le forze, cioè ottimizzare al meglio le risorse. Nell'emergenza quest'unione si vede. Senza dubbio, questo c'è tranquillamente. E di vari passo alle vostre attività c'è anche l'impegno nelle scuole. Ecco, questa è una cosa, ringrazio per averlo ricordato, è una cosa che io ci tengo particolarmente. Qualche mese fa ha destato purtroppo scalpore di un bambino che purtroppo non è riuscito a sopravvivere perché per un pezzettino di mozzarella ecco, ha avuto una crisi respiratoria e nessuno è stato in grado di poterlo aiutare. Capisco il panico, capisco il momento particolare. Però posso solo dire una cosa, che se una persona è preparata per le manovre di primo soccorso, quindi di sostruzione di vie aeree, eccetera, che sono le cose più importanti, insomma il massaggio cardiaco e la respirazione sono le cose fondamentali, anche nel panico può sicuramente essere di aiuto alla persona che ha bisogno. Queste foto che avete visto adesso sono fatte presso l'Istituto delle Sole Orsoline, prima quando siamo andati qualche anno fa, perché adesso le sue a Benevento non ci sono più, sono andate via. Però continuo lo stesso la scuola in una maniera abbastanza professionale. E lì eravamo proprio con i bambini della quarta e quinta elementare, dove abbiamo spiegato le manovre salvavita più semplici. Hanno fatto il massaggio cardiaco sul manichino e tanti sono stati davvero bravi. Abbiamo spiegato le cose più importanti e più che possono succedere nella scuola. Non so se lei ci ha fatto caso, e questa è un'altra cosa che dico, alcuni tappetti di penne adesso sono forati sotto, non sono pieni. È vero. Perché? Perché c'è stata la BIC, bisogna riconoscere questo, che poiché ha studiato i casi di soffocamento dei bambini, ha tagliato il tappeto perché anche se si incastra nella gola può respirare lo stesso. E quindi ecco, un modo insegnare ai bambini, far vedere una scena un po' più forte in cui un bambino magari ha difficoltà, può darsi che in quel momento il bambino eviti di mettere il tappeto in bocca e quindi prevenire è meglio che curare. Ecco la prevenzione. E la prevenzione è l'importanza. Ed ecco l'appello a tutte le scuole della città e della provincia a chiamarci, a scriverci un'email, a telefonarci e a far sì che noi veniamo nelle scuole e facciamo il corso agli alunni, ai docenti, gratuitamente, lo scandisco così lo capiamo, perché qui la crisi ha preso tutti, e gli insegniamo le tecniche di base per il soccorso. Garantite un servizio soprattutto anche nelle manifestazioni pubbliche, quindi un concerto oppure altre cose? Certamente sì, io scindo un attimino la cosa, ne approfitto. Noi fino al 1991-92 più o meno eravamo impegnati H24, perché non esistendoci il 118 facevamo anche tante emergenze, incidente stradale, incidente domestico, il malore e quant'altro. Da quando è stato istituito il 118, e ben venga, perché io credo che determinate azioni devono essere fatte da professionisti del settore, non che noi non lo fossimo, perché i corsi veramente all'epoca erano ancora più incisivi, però è giusto che il soccorso ci si dedica, il medico del soccorso, l'infermiere del soccorso. E noi è rimasta una fetta che è grandissima rispetto all'emergenza sanitaria, che è quella del trasporto protetto degli infermi. Una persona che deve andare a farsi una visita medica, non cammina, noi la prendiamo a casa con le nostre sedioline particolari, la portiamo all'ospedale o al centro medico a fare la visita e la riportiamo a casa, le dimissioni, i trasferimenti in ospedale di altre città, insomma, tanto. E poi si aggiungono le manifestazioni di spettacolo, che ne so, il concerto, lo stadio, noi per esempio sono anni che andiamo allo stadio, al rugby, i riti settennali, mi viene in mente qualcosa di più forte, dove lì mettiamo comunque insieme alle altre misericordie ospedali da campo, attrezzature particolari. Sono tantissime le prevenzioni stragi del sabato notte, per diversi anni con la Polizia Carabinieri abbiamo fatto questo servizio con etilometro e alcol test, ma non per punire
chi beveva, per far capire che era importante divertirsi senza bere. Il messaggio è quello. Il messaggio è quello, non deve essere una cosa, diciamo, di repressione, ma una cosa comunque di... Allora, intelligenza. Sì, nel frattempo scorrevano altre foto che magari se la regia può ritornare qualcuno indietro le commentiamo pure. Sì, intanto lei ha citato appunto la vostra presenza durante le partite di calcio. Tempo fa non posso pensare ad una tragedia su un campo da calcio durante la partita Pescara-Livorno, la morte del giocatore Morosini e quindi la polemica sui defibrillatori, sull'utilizzo giusto dei defibrillatori. Sì, la ricordo perfettamente, sia per la tragicità della cosa dove lì sono stati condannati gli operatori del soccorso, ma noi stavamo lì quel pomeriggio in Misericordia, vedemmo per televisione questa cosa, notammo subito che il defibrillatore non compariva, che la maglietta del calciatore non veniva tagliata. Ecco, sbagliate alcune azioni? Allora io dico sempre, là sono azioni semplicissime, in più il defibrillatore è la manna scesa dal cielo, lei deve pensare che in America ci sono alcuni stati americani che il defibrillatore è accanto alla cassetta postale. Quindi una... Ecco, se lo mettiamo in Italia magari se lo fregano la notte per modo di dire. Può succedere. Ma arriveremo a questa cultura anche noi. Lì il defibrillatore è presso la cassetta, perché il defibrillatore è l'apparecchio salvavita più importante che possa, uno dei più importanti che possa esserci. È il più facile di utilizzo, basta mettere due piastrine e premere un bottone, poi fa tutta l'apparecchiatura. Lì noi notammo subito che tutto questo non era stato fatto. Possiamo dire, ma non si sarebbe salvato, si sarebbe salvato? Io sono dell'idea che se ci sono delle procedure operative vengono attuate. Poi quello che succede dopo noi non lo possiamo stabilire. Lì sono stati condannati i vari medici, eccetera, e non solo poi quanto sia di preparazione o meno. Ricordo subito che il giorno dopo ebbi 50.000 telefonate e feci anche un comunicato stampa che anche l'informatore Sannita ha pubblicato subito per spiegare che allo stadio dei defibrillatori ci stavano già da 5 anni e che comunque ce n'è uno in ogni settore, insomma, e i nostri volontari sono tutti quanti abilitati per l'utilizzo del defibrillatore, che è una cosa importantissima. Allora, questa foto è una foto conclusiva di un percorso formativo di Terremoto Non Rischio, poi ecco, magari già fa riferimento ecco, magari campagna, poi ci torniamo un attimino, questo è il gruppo di formatori che è stato formato, gioco di parole, a Benevento, e al centro c'era Maurizio Pignone, che è dell'INGV, anche un nostro volontario tanti anni fa, che ci ha formato. Questo signore qui, il dottor La Pietra, che è proprio del Dipartimento della Protezione Civile, che venne a farci questa formazione per Terremoto Non Rischio. Cos'è Terremoto Non Rischio? Ne approfitto, lo diciamo adesso. Spieghiamo. È una campagna di sensibilizzazione per la riduzione del rischio sismico. Benevento è una zona molto sismica. Il terremoto non si può prevedere assolutamente. Come dicono alcuni, non si può prevedere. Assolutamente. Però abbiamo delle, come si dice, insomma, delle variabili che ci fanno capire che il terremoto è storico. Cioè, purtroppo, ogni certo numero di anni avviene un sisma. Sì. Il terremoto non ha mai ucciso nessuno, ok? Quindi precisiamo anche questa cosa qua. Cosa uccide durante un terremoto? Uccidono le suppellette, le case non a norma, gli uffici non a norma. Questa campagna cosa fa? E a settembre ritorneremo in piazza come l'anno scorso. A Benevento. Sì, a Benevento. Questa campagna cosa fa? Spiega ai cittadini come mettere in sicurezza la casa e il posto di lavoro. Esempio veloce, flash, magari si ritorna a casa dalla palestra e si lascia il borso nel corridoio. Se c'è una scossa di notte, già assonnati e frastornati dal sonno, si corre, si inciampa, si cade e si spacca la testa, per modo di dire. Sì, quindi sì, la via sì, di guida sicura, la luce notturna che sia funzionante in caso di via la corrente, le chiavi a portata di mano e tutte queste cose qua, semplici, importanti, per ridurre il rischio sismico. Benevento è una terra ballerina, questo lo sappiamo, ci sono stati terremoti di rilievo, anche se non sono per fortuna in Italia terremoti molto grandi, perché i terremoti grandi sono quello della scala Richter 7, 8. Ecco, se penso al terremoto che ci fu a Benevento di 4.1 a settembre dello scorso anno, lì come agì la Misericordia? Allora, lì la Misericordia dopo 4 minuti già aveva una squadra operativa. Perché squadra operativa? Messosi a disposizione della prefettura, anche se adesso il Comune di Benevento sta ampliando ancora di più il piano comunale di protezione civile, che è una cosa importante. Perché questa squadra operativa? Non per l'emergenza, perché c'è il 118, perché ci sono tante persone disabili in questa città. È giusto anche pensare... Che hanno iniziato a chiamare e volevano uscire da casa. E non è semplice far scendere in pochi minuti alle 4 di notte più persone dalle abitazioni. Per cui noi abbiamo visto che, ringraziando il Signore, il sisma è stato di breve intensità, non ha creato danni, ma eravamo pronti, perché nel caso in cui bisognava evacuare persone del genere... I vigili del fuoco sarebbero stati impegnati tecnicamente e quindi noi eravamo già pronti per dare questo contributo forte, insomma, questa cosa è molto importante. Ecco, questa foto ci fa vedere le divise
tecniche dei gruppi di protezione civile delle misericordie, perché le misericordie hanno gruppi sanitari che sono divisi quindi azzurre vari e gialle, esatto, e questi di protezione civile, anche i cappellini hanno colore diverso perché sono ruoli diversi, insomma sono quelli che sono più tecnici e affiancati poi dai sanitari. Non so se c'è qualche altra foto, ecco questa qui è una foto scattata a Firenze, in primo piano c'è Monsignor Agostinelli che è vescovo di Prato ma è il coordinatore nazionale di tutti gli assistenti spirituali delle misericordie, che noi siamo correttori. E poi in secondo piano c'è Roberto Trucchi che è presidente nazionale. Vediamo la ecco, questo è quello che dicevo io, perché sì. Ho portato questa foto? Perché io mi viene da ridere, ma tra virgolette, perché verrebbe da piangere, quando vedo volontari, specialmente in ambulanze o qualcosa di tecnico, che hanno le scarpette di ginnastica. Ma dico io, come si fa a poter essere sicuri se stessi se non c'hai attrezzature come questa che è una scarpa antinfortunistica a norma? Purtroppo anche le leggi adesso sono cambiate. Il presidente di un'associazione è il datore di lavoro, i volontari sono prestatori d'opera, e quindi viene l'ufficio del lavoro, quantomeno l'ASL, a controllare se ci sono i presidi, i dispositivi di protezione individuale. Il volontariato è cambiato, è diventato molto più professionale, molto più importante. Sì, la buona volontà c'è, affianca la buona volontà deve esserci una preparazione continua. La scarpetta di infortunistica è un segnale di serietà di associazione. Secondo lei è giusto che sia diventato così il volontariato, come riferiva? Io credo che il volontariato ha avuto questo salto di qualità doveroso. Purtroppo i metodi empirici di una volta non erano più a passo con i tempi. Prima il volontariato era colui che dava la mano e finiva là, come andava a finire. Io sono convinto e sono contento che ci siano state anche delle normative precise in merito che abbiano dato maggiore rigidità alle azioni del volontariato, maggior sicurezza ai volontari. Purtroppo ci sono stati tanti volontari che ci hanno rimesso la vita. Ricordo, mi viene in mente in questo momento, un volontario in Sardegna durante qualche estate fa che morì in un incendio. Oddio, insomma, una vita umana che va via non è una cosa bella, soprattutto se è un volontario. E allora bisogna sempre essere professionali, essere preparati, essere convinti di quello che facciamo con determinate regole. Il nostro regista Carmine Pizzilla ci mostra il 5 per 1000, ecco, da donare alla misericordia. 5 per 1000 è periodo di dichiarazione dei redditi. Sì. Il 5 per 1000 è importante perché è un progetto nato l'anno scorso, che è in corso, è quello di dotare questa città, questa provincia, di un automezzo per il trasporto dei disabili. Un automezzo che metteremo a disposizione non del disabile che deve andare in ospedale, ma metteremo a disposizione sempre chi vuole andare allo stadio, a messa, in villa, chi vuole andare a casa di un parente. È difficile oggi come oggi trovare in questa città un automezzo attrezzato per il trasporto disabili. Noi ci puntiamo col 5 per 1000, l'appello ai cittadini di inserire nelle prossime dichiarazioni dei redditi il codice fiscale nostro, che lo si trova anche sul sito internet. E mi permetto un'altra cosa. Sì, sì, prego. Quando io parlo del 5 per 1000, parecchi dicono, ma sai, io lo do a questo ente, a quell'ente, insomma, enti di rilievo, sì. Enti importantissimi, Emergency, Medici Senza Frontiere, insomma. Grandi organizzazioni. Grandi organizzazioni, non discuto. Non discuto i loro bilanci, non discuto perché qualcuno... c'è il pro e il contro, ma quelli spendono in... non discuto, discuto solo di una cosa. Un'associazione come la nostra negli anni passati ha preso in media come 5 per 1000 12-13 mila euro. Sono dati ufficiali che sono sui siti dell'Agenzia delle Entrate, quindi sono dati trasparenti. Sì. Queste altre associazioni hanno preso 12 milioni di euro, 15 milioni di euro. Ok. Allora dico, se i cittadini beneventani, perché poi precisiamo anche un'altra cosa, il 5 per 1000 è anonimo, io non so, se lei dà il 5 per 1000, io non so se l'ha dato lei, perché in base a quanto dà posso capire il suo reddito. È chiaro. Un reddito di media di 40.000 euro, il 5 per 1000 che resta a noi sono 13 euro. Non immaginiamo che sì, importante, tanti voci che prima. Se 100 cittadini di Benevento non danno più Emergency o a Medici Senza Frontiere, non me ne vogliono queste organizzazioni, loro non se ne accorgono proprio che non hanno avuto questi 500 euro. Invece noi ce ne accorgiamo tanto. Ecco, questo è il paragone che faccio e mi permetto di fare e di fare l'appello. Che poi non si vuol dare alla misura di Benevento, perché io sono una persona molto aperta. Ecco perché io dico, lavorare insieme con tutti è bello. Lo si vuol dare a un altro ente, lo si dia di questa città. E soprattutto non si dia a chi passa per strada col tesserino che raccoglie soldi. A volte, sì, guardi, è terribile stare con uno succede stand. Anche questo. Con uno stand in piazza Roma, piazza Federico Torre, con le divise, eccetera, le persone vanno dall'altra parte del marciapiede. Poi passano queste persone poco...
secondo me serie con questi tesserini falsi, eccetera, e le persone danno i soldi. Poi insomma, dietro queste persone c'è una storia. Esatto, e questa è una cosa che l'intelligenza del cittadino dovrebbe capire subito. Insomma. Quindi un invito anche su questo. Un invito al 5 per 1000, fatelo. Ah, lo possono fare anche chi non è residente a Benevento. Ah. Qualsiasi cittadino italiano. Non sostituisce l'8 per 1000, sono due cose distinte e separate. Lo può fare anche chi non deve pagare le tasse. Basta segnalare, perché sono poi tanti enti che non hanno i requisiti e quelle segnalazioni comunque danno qualcosa a noi. Prima leggevo del meeting nazionale. Sì, sì, il meeting nazionale quest'anno sarà fatto a Modena, perché col sisma dell'Emilia dell'altro anno, caso. Le misericordie, le prime misericordie è stata la colonna sanitaria di Modena, che è intervenuta proprio quando ci fu il sisma, un'ora dopo, a portare già tende e farmaci. E quindi, in segno di amicizia con quella popolazione che ha poi accolto molto bene i confratelli delle misericordie, faremo il meeting nazionale dal 10 al 12 maggio a Modena. E parecchi volontari anche della nostra misericordia parteciperanno, insomma saremo davvero un esercito infinito di persone che si recherà a Modena per questo meeting. Un piccolo accenno anche alle collaborazioni con il comune di Benevento. Quest'altra foto, che capita proprio bene, è presso la caserma della Polizia Stradale. Difatti questa ambulanza ci fu donata qualche anno fa proprio da una manifestazione organizzata dalla Questura di Benevento per la collaborazione nostra assidua, ed è presso il poligono di tiro dove noi mandiamo il nostro mezzo ogni settimana. Qui è la fiera di San Giuseppe, perché tra noi e l'amministrazione comunale c'è sempre stata, c'è un'ottima collaborazione. E quindi ogni manifestazione, che sia la fiera di San Giuseppe, la Madonna delle Grazie e quant'altro, voi siete presenti. Noi siamo sempre presenti per un motivo di prevenzione. Servizio del cittadino. Al servizio del cittadino, gratuitamente. E ora possiamo dire come iscriversi alla Misericordia. Certo. Come far parte di questa famiglia. È semplicissimo. Si può venire in sede, la nostra sede è presso la Casa di Riposo San Pasquale. Metodo ancora più veloce, soprattutto per i giovani, ma anche meno giovani, è la posta elettronica o il sito internet della Misericordia, dove ci sono tutte le informazioni. Ormai oggi la tecnologia, siamo tutti con i telefonini regna, in mano, regna. Quindi basta mandare un'email alla Misericordia e poi insomma sarete risposti per come poter aderire. Passo importante può essere proprio il corso di primo soccorso del 6 di maggio. Ecco, in quell'occasione ci si può venire anche per chiedere informazioni di come può essere utile. Attenzione! Parecchi mi dicono lo vorrei fare, ma a me il sangue dà fastidio. Sì. Un sistema di soccorso ben organizzato parte anche dalla telefonata, quindi c'è anche il volontario che risponde solo al telefono, utilizza le radio, perché noi abbiamo le radio sulle nostre ambulanze, quindi il sangue non lo vede. Di tutto io dico sempre che solo chi non vuol fare qualcosa non la fa, perché chi vuole fare qualcosa la può fare. E questo è vero. In ultimo, chi proprio non ha tempo può sostenere la nostra attività diventando socio sostenitore. E diciamo anche quanto costa essere socio sostenitore della Misericordia. Bisogna dare un contributo minimo di 3 euro al mese. Credo che sia una cifra piccolissima, sì, alla portata di nulla. E però è la famosa goccia del mare, la goccia che riempie il mare, anche l'oceano. Che serve in tutte le occasioni. Certo. La domanda finale che faccio a tutti, il futuro in questo caso del volontariato, secondo lei? Il futuro del volontariato per me è molto difficile. È molto difficile perché c'è, da un lato, una perdita di valori. Sono sempre meno giovani che si avvicinano al volontariato. Questa è una responsabilità nostra intendo di noi dirigenti, tra virgolette, di far capire quanto sia importante il volontariato. Ecco perché io mi batto di andare nelle scuole, anche elementari, per far capire il volontariato. Lo vedo un po' difficile per la crisi economica che c'è, parliamoci chiaro, se non c'è il lavoro e bisogna pensare al lavoro, è difficile pensare al volontariato, io questo lo capisco. Però nulla vieta che invece di stare in mezzo alla strada a rompersi la testa davanti al bar, dico così per dire, magari qualche ora in associazione potrebbe essere importante per potersi distrarre e perché no trovare qualche occasione, in qualche incontro, in qualche attività che possa essere utile. Sono sincero, il volontariato lo vedo in una situazione da un lato molto critica, però il volontariato vero, cioè il volontariato che diciamo prima gratuito, sì, non ha problemi di questo tipo e quindi continuerà a camminare, sperando che questa crisi quanto prima vada via, ma continuerà a camminare e a fare le cose che ha sempre fatto, anzi forse anche con più fermezza, con più certezza, con più impegno. Ecco, questo è quello che io credo e trasmetto anche a tutti i miei volontari. Io dico sempre una cosa, sempre in chiusura: io da solo non potrei fare nulla, e grazie al gruppo di tutti che noi riusciamo a fare queste cose, a raggiungere gli obiettivi, a fare programmi e progetti.
e quindi ringrazio anche tutti i miei volontari delle Misericordie e di tutte le associazioni serie che sono sul nostro territorio per quello che fanno, insomma, quindi lo faccio con piacere. E beh, perché il volontariato serio deve andare avanti. Certamente, senza dubbio. E allora grazie al dottor Angelo Iacovillo, presidente della Misericordia di Benevento e delle Misericordie della Regione Campania. Io ringrazio voi per avermi dato questa grande possibilità di poter trasmettere queste informazioni importanti e quindi grazie ancora per avermi ospitato. Grazie a lei, termina qui questa puntata di Assomiglia, vi ricordo le repliche sabato 10.30, 15.30, 19.30. Alla prossima, sempre qui su LTV. Arrivederci. Arrivederci.